Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi Cos'Amo Lightburn. Oggi vi vado a mostrare la novità di Lightburn. Una novità che insomma non è molto gradita perché si tratta di un aumento dei prezzi della licenza. Andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche di questi prezzi con questi piccoli slide che ho creato in modo da riuscire a capire come avverranno questi adeguamenti di prezzo. Allora, le variazioni avverranno con decorrenza dal 1 ottobre 2024, quindi Lightburn l'ha comunicato qualche giorno fa, però così questi sono i prezzi che hanno deciso, poi starà a noi se continuare o meno. Io vi dico che continuerò sicuramente e per anche più tempo. Poi farò anche alcune considerazioni finali. Andiamo a vedere come si muoverà Lightburn per fare questi adeguamenti. Innanzitutto, le licenze, che attualmente sono quattro, verranno raggruppate in due licenze e saranno chiamate la Lightburn Core, scusate, che sono per i sistemi G-Code, quindi praticamente per chi ha il diodo, chi ha il controller G-Code a diodo, eccetera, eccetera. Quindi la maggior parte degli utenti, perlomeno del canale YouTube, avranno questo tipo di licenza. Per quanto riguarda invece DSP e Galvo, verranno tutte riunite in una licenza, adesso ce n'è più di una, ce ne sono mi sembra due o tre, e verranno messe sotto la Lightburn Pro. Quindi praticamente così ci si sbaglia anche meno ad acquistare la licenza, quindi DSP e Galvo la Pro e gli altri praticamente la Core. Andiamo a vedere come cambiano i prezzi. Allora, per la Core passerà, attualmente sono 60 dollari circa, passerà a 99. Per il Pro, quindi DSP e Galvo, sarà di 199. Ho messo tra parentesi questo discorso di escluse imposte e tasse, perché ci sono, logicamente, essendo espresso in dollari, c'è il cambio che può fluttuare leggermente, oppure ci possono essere delle imposte o tasse che vengono e cambiano. Le imposte no, ma le spese in base anche a che tipo di pagamento facciamo, se facciamo per esempio con PayPal piuttosto che con carta di credito, così via. Andiamo a vedere poi il resto. Diciamo che gli utenti che adesso utilizzano DSP e Galvo verranno migrati sulla nuova Lightburn Pro in maniera automatica e gratuitamente. Quindi, invece, per chi adesso ha le licenze G-Code non succederà niente, cambierà solamente il nome della licenza. Allora, le licenze saranno a vita come è stato fino adesso, e quando si acquista la licenza avremo diritto a un anno di aggiornamenti gratuiti. Dopo tale periodo bisognerà acquistare gli aggiornamenti, che adesso non si chiama più rinnovo della licenza, ma si chiamerà acquisto degli aggiornamenti. Andiamo a vedere i costi e diciamo anche per i costi. Diciamo, ci sono sempre le due nuove versioni delle licenze, però saranno uguali e andranno in base a cosa? Lo andiamo a vedere adesso. Andranno in base all'anzianità, fra virgolette, della licenza. Ovvero sia, se io non ho acquistato la licenza e ce l'ho scaduta, il costo sarà di 50 dollari. Questo ad esclusione di chi, lo vedremo dopo, è già cliente di Lightburn, quindi ha già acquistato nel passato una licenza. Se ho già pagato un anno di licenza, compreso l'anno, diciamo, gratuito inserito nel primo anno dell'acquisto della licenza, pagherò 45 dollari. Se ho pagato per 2 anni o più gli aggiornamenti, quindi non ho mai fatto scadere la licenza, eccetera, eccetera, pagherò 40 dollari. Se ho acquistato, quindi diciamo, ho fatto per più di 2 anni, oppure, caso specifico, visto che l'aumento viene fatto adesso, Lightburn dice: se hai acquistato la licenza del 2004, nel 2004 ti farò pagare il rinnovo il prossimo anno
quando ti scadrà diciamo, l'anno per gli aggiornamenti gratuiti, te li farò pagare comunque 40 dollari. Come, quindi tutti i vecchi clienti dal 2000 fino al 2004, fino al 1 ottobre del 2004 logicamente, avranno la possibilità di pagare gli eventuali aggiornamenti, tra parentesi se la licenza non è ancora scaduta, 40 dollari. Allora, a parte la sorpresina di fine anno dell'aumento, due consigli. Innanzitutto, a chi ha intenzione di continuare con Lightburn e magari in questo periodo gli è scaduta la licenza, il consiglio mio è quello di andarla a rinnovare il più presto possibile, perché da qui al 1 ottobre il prezzo di rinnovo è ancora intorno ai 30 dollari, quindi all'incirca 36 euro in questi giorni. Quindi consiglio di farlo adesso. Perché? Perché praticamente nei prossimi, diciamo, rinnovi che hanno fatto pagheranno comunque 40 dollari. Se non l'avete invece e che vi è scaduta la licenza dal 1 di ottobre, invece, diciamo che se è una licenza comprata nel 2004 non è un problema, o negli anni precedenti non è un problema, perché ve li faranno pagare però fino diciamo, sempre 40 dollari. Il consiglio quindi è una cosa temporanea questa, da quanto ho capito, diciamo se lo facciamo adesso per il prossimo anno sarà 40 dollari, per cui conviene magari rinnovare, io lo farei subito, chi non l'ha fatto, e rinnovare subito la licenza per pagare i 36 dollari. Andiamo avanti un anno e quindi poi andremo sempre a pagare i 40 dollari quando l'andremo a rinnovare, senza farla scadere, perché diciamo che Lightburn per premiarci della fedeltà e quindi di avere sempre licenze aggiornate ci fa pagare un po' di meno, quindi sono 10 dollari in un anno, la cifra non è enorme però, ma se si possono risparmiare meglio. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro, se avete dei dubbi mi scrivete oppure andate nel sito di Lightburn, nelle news si trova questa notizia e ve lo rileggete e lo rifate, o altrimenti ricontrollate con questa slide. Io vi saluto tutti, se vi è piaciuto il video mi raccomando un like e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Intanto vi dico che gli iscritti siamo già arrivati a oggi a 4.000 iscritti. Ok, andiamo verso 5.000, mi raccomando, e velocemente. Ciao a tutti e al prossimo video.